Pasta, pane e zucchine, per un pranzo semplice e veloce. Per iniziare facciamo tostare 100 g di pan grattato in padella con un po' d'olio. Mettiamolo da parte, lo utilizzeremo alla fine. Adesso buttiamo la pasta, per 4 persone 320 g di fusilli. Sulla stessa padella facciamo soffriggere mezza cipolla tritata. Aggiungiamo 400 g di zucchine tagliate a rondelle sottili. Un pizzico di sale e facciamo cuocere per circa 5 minuti. Scoliamo la pasta e ripassiamola in padella con le zucchine. A questo punto aggiungiamo il pan grattato e portiamo a tavola. Eccola qua, semplice e gustosa. Provatela e fatemi sapere.